Oh mio Dio! Oh mio Dio, ma che sta succedendo? Ok. Cosa accidenti stanno combinando? Guarda qui! No, raga, guardate! Ma che accidenti succede? Oh mio Dio. Ok, la situazione si è aggravata un botto. Oh. No. No. Buoni. Oh, santo Dio. Allora, ok, ok, okay, fermi, fermi. Innanzitutto, guardate, oh mio Dio, cioè, guardate. Sono tutti, tipo, stramega... Oh, oh, ma si odiano a morte. No, allora, ok, ok, ok. Innanzitutto, salve a tutti, io sono Spina e bentornati su The Sims. Questa è una situazione grave. Allora, cosa è successo? Innanzitutto vorrei fare un piccolo quadro generale della situazione. Dunque... Mentre stavo cercando di organizzare la situazione del matrimonio, controllare tutti gli invitati, come erano i rapporti con l'organizzatrice del matrimonio, perché farò in modo che sia Spina a organizzare il matrimonio, mentre stavo controllando tutti questi dettagli mi sono accorta che ogni tanto svanisce un po' l'amicizia tra un membro e l'altro, se non hanno a che fare tra di loro da molto tempo. Quindi ho pensato di usare direttamente loro per rafforzare l'amicizia. Tutto sto pappino per cosa? Per dirvi che praticamente sono andata a guardare Alex e Giorgio e praticamente già diciamo che l'amicizia tra di loro si era abbassata, perché praticamente loro vivono in un appartamento che non è messo proprio benissimo. Infatti, se notate anche qui, praticamente ci sono le tubature che sgocciano, poi ogni tanto passano gli scarafaggi, poi... tipo, che ne so, Giorgio deve buttare sempre l'immondizia e Alex non lo aiuta mai. Al contrario, Alex deve chiamare sempre per quando ci sono i problemi, perché Giorgio non lo fa mai. E poi Giorgio lascia sempre tipo i cartoni di pizza vecchi di una vita in camera e non li butta mai. E i panni sporchi e le cose. Poi che cosa è successo? E qui diciamo che metto un po' di storia inventata io perché è divertente. Cosa è successo? Che praticamente è successo che i due hanno ricevuto un'eredità improvvisa dal famosissimo e lontanissimo zio Nuggetorgio. Uno zio che viene da... qui potete fare tipo un... what? Sì, praticamente hanno ricevuto questa eredità in comune dallo zio Nuggetorgio, di un totale di 250.000 simoleon, che è una cifra veramente esagerata. Il problema qual è? Che già tra di loro gli animi erano piuttosto, come dire, tesi. Infatti adesso si odiano a morte. Mannaggia. E quindi probabilmente quella è stata proprio la scintilla che ha fatto traboccare il vaso, e adesso si stanno accoppando. E oltretutto sembra che... beh, sembra che Alex li abbia prese. Poverino. Quindi direi che qui, tra i rubinetti che gocciolano e l'odio profondo, direi che non c'è altro modo per risolvere la questione che fare sì che uno dei due se ne vada. Perché, cioè, guarda, Giorgio lo odia a morte e d'altra parte anche Giorgio, cioè Giorgio odia a morte Alex, ma dall'altra parte anche, vedi, Alex odia a morte Giorgio. Quindi l'unica soluzione che abbiamo in questo momento è, poverino Alex che ce l'ha prese pure, è di andarsene via con metà del patrimonio. Cioè, questi due non possono vivere insieme, Alex ha il diritto di andarsene via. Quindi, cioè, adesso lo so che magari è un po' nella furia della situazione, però no, basta, basta. Cioè, Alex sta dicendo basta, questa convivenza non ha funzionato. Poi tu sei un egoista perché non butti via mai l'immondizia e non fai mai le cose che ci sono da fare in casa. E qui c'è questo tubo che perde da 20 anni e tu ancora non hai chiamato nessuno, devo sempre chiamare io, quindi basta, io me ne vado da questa casa. Ecco, e oltretutto così mi posso portare anche via metà del patrimonio che lo zio Nuggetorgio mi ha lasciato. Quindi, allora, come ricorderete, Mia è il gatto di Alex. Quindi prendiamo Mia e prendiamo metà del patrimonio, che per la precisione sono 140.000. Più o meno tondi, facciamo 140.000 e... boh, 140.000 e non lo so, e 8. 140.000 e 8, ecco. E ti lascio anche quegli spiccioli che ci sono rimasti, perché non ti voglio vedere proprio più, va bene? Ecco. E ora... cosa succede? Succede che Alex se ne va di casa. Come vi avevo accennato un pochetto di tempo fa,
proprio all'inizio, vi avevo accennato al fatto che ognuno di loro, Alex, Giorgio, Cico, Stre, Lion ce l'ha adesso, Spina, Mario, Stefano, tutti quanti hanno una casa più bella che avrebbero poi meritato con il tempo, e anche Alex ne ha una. In realtà all'inizio la casa di Alex e Giorgio era nello stesso lotto, ma vista e considerata la situazione c'è stato bisogno di una leggera modifica, e quindi Alex dalla città di San Misciuno ha deciso di trasferirsi a Willow Creek. Willow Creek è una città più tranquilla, però non manca qui a Willow Creek comunque anche quel brio e quell'attività che servono anche al nostro Alex. Per la precisione, Alex ha deciso di acquistare questa, che è Villa Nugget. E diciamo che questa eredità casca proprio a fagiolo. Quindi direi di far trasferire Alex nella nuova villa, che così posso farvi vedere, e sperare che per il matrimonio di Spina e Lion la situazione tra lui e Giorgio possa sistemarsi. Finalmente Alex si è trasferito e questa è la sua nuova casa. Come vedete è veramente una casa grandissima, infatti parte della sua ambizione nella vita è già stata, come dire, raggiunta, e manca solamente poco per riuscire a completare totalmente la vita del nostro Alex. Ma andiamo a vedere un pochino com'è la nuova casa. Allora, innanzitutto si è ripreso un pochino dal litigio che c'è stato con Giorgio. Probabilmente l'idea di avere una nuova casa lo ha tirato un po' su di morale dopo quello scontro enorme e terribile che c'è stato. Mamma mia, non ci voglio neanche pensare. Però intanto vi faccio fare anche un giro della nuova casa di Alex. Allora, partiamo dall'esterno. Come vedete è una forma piuttosto particolare. Come tutti sappiamo, Alex è un po' fissato con le case, la costruzione delle case, quindi per lui ho scelto qualcosa di molto particolare. E abbiamo questa casa con il tetto ondulato, con una parte di giardino, e siccome il lotto è un po' piccolino, ho messo per lui una zona dove lui può prendere il sole, guardate, con anche dei calici, una bottiglia per rilassarsi. Purtroppo è autunno, quindi diciamo che ci servirà un po' di tempo per poter vedere la casa nel suo totale splendore. E qui abbiamo anche un piccolo giardinetto con la siepe. Poi andiamo al primo piano. Come vedete, la tonalità del colore della casa è tutto nel bianco e nero. Qui abbiamo il soggiorno, dove abbiamo il salottino con la televisione, abbiamo l'angolo della nostra piccola Mia, guardate che bellina che già si è appostata nella sua nuova zona, abbiamo il camino, anche dei bellissimi quadri, qui abbiamo un altro lettino per Mia. Questa invece è la cucina ultra tecnologica, sempre in bianco e nero, abbiamo qui l'angolo bar. Poi, anzi, ve la faccio vedere così perché è più bella. Ecco qua. Qui abbiamo l'angolo bar e anche il tavolo da pranzo. Qui abbiamo, vedete, l'angolo bar. Qui abbiamo la nostra bellissima cucina, molto grande, con questi archi, con le arcate, anche con i separé luminosi. Qui abbiamo il nostro Alex che guarda la TV, guardatelo che bellino. Andiamo invece al piano di sopra. Il piano di sopra, vediamo se riusciamo a raggiungerlo così. Vediamo se riusciamo. No, non riusciamo così, dobbiamo fare in questo modo qui. Oddio, mi sono persa, eccolo qui. Allora, qui abbiamo il piano di sopra. Il piano di sopra è un po' bizzarro perché questa parte, ad esempio, è fatta con il tetto. È molto particolare, ve lo faccio vedere. Allora, questo qui è il salotto barra studio. Come vedete qui c'è la scrivania di Alex con gli scaffali, ci sono delle finestrelle, tutto fatto nel sottotetto. È molto particolare effettivamente, però secondo me è molto carino. Tutto quanto a tema bianco e nero con degli animali. Qui abbiamo invece la camera da letto del nostro Alex nel tema del bianco, nero e dell'azzurro. È molto semplice, non c'è niente di particolare. Vediamo di tirare su un po' le pareti così ve lo posso far vedere meglio. Ecco qui. Qua vedete, qua, cioè si vede proprio che qui c'è il tetto. Guardate che bellino però. Cioè è funzionale, funzionale, sono veramente contenta. Qui abbiamo la camera da letto, sempre bianco e nero con un pochino di verdino. E qui invece abbiamo la sala da bagno con la vasca, dei quadri anche qui, tutto quanto nel bianco e nel nero. Andando al piano ancora più di sopra, perché qui abbiamo un balconcino da cui si esce dalla camera da letto, ci sono delle scale esterne che portano al terrazzino che è al piano superiore, dove si può prendere anche il sole o il tè, insomma, quando è bella giornata. Ma nel sottotetto c'è un'altra zona dove abbiamo qui la lavatrice per fare il bucato e dove possiamo tenere tutte le nostre cose che non utilizziamo in quella particolare stagione. La casa direi che comunque ha tutto quello che serve ad Alex.
poco ma sicuro. Io intanto c'è, ogni tanto faccio pastrocchi con la telecamera, ma non vi preoccupate. E qui abbiamo il nostro povero Alex, che per il momento è ancora, credo, furioso con... sì, totalmente furioso con Giorgio. E direi che magari prima di passare a Giorgio, perché anche Giorgio ha bisogno di un trasferimento, ve lo sto già dicendo, direi che magari possiamo provare a mandargli un SMS, giusto così. Non si può, perché Giorgio e Alex adesso si odiano. Una chiamata, qualcosa, cioè un SMS. No, è triste. Che è successo? Ok, mandagli un SMS per dire: comunque Giorgio, io non ce l'ho con te, capisco che la situazione era tesa nell'appartamento, che vivevamo in affitto in un appartamento che faceva un po' schifo, e quindi impasto una palla. Ed è triste. Ma cosa? Povero Alex, vabbè. Se Alex sta piangendo in soggiorno, Ale e Giorgio non se la sta passando tanto meglio. Siamo a Villa Toparda. Sì, la villa di Giorgio si chiama Villa Toparda, ma effettivamente voi vi starete chiedendo: scusami, ma questo posto di villa che cos'ha? C'è solo un giardino con dei vetri strani, un ombrellone e un gazebo. Dov'è la villa? Diciamo che la casa di Giorgio è stato praticamente uno dei miei progetti più strani, e adesso vi farò vedere di cosa si tratta. Innanzitutto vi faccio vedere il giardino. Abbiamo questo albero bellissimo, grandissimo, che svetta, e abbiamo questa serie tipo di aiuole che coprono però una zona un po' particolare. Già da qui si può vedere qualcosa di un po' anomalo. Qui nel giardino abbiamo una postazione per prendere il sole, diciamo così. Qui abbiamo una specie di micro laghetto che non si capisce bene cos'è, e qui in questa parte di qua abbiamo un gazebo dove abbiamo l'angolo con la jacuzzi, un divanetto e anche l'angolo barbecue. Ma la villa in sé per sé non è sopra, bensì sotto. Vi presento Villa Toparda. Allora, la casa di Giorgio è sottoterra. Lo so che è assurdo e vi starete chiedendo: cosa stai dicendo? Che cosa significa che la villa di Giorgio è sottoterra? Questa è Villa Toparda, signore e signori, e la casa di Giorgio è letteralmente sottoterra. Allora, vi faccio fare un piccolo giro per darvi un pochino un'idea. Allora, la discesa, come vedete, è qui. Ci sono c'è una doppia scala, e qui c'è una vasca enorme con oltretutto c'è un tesoro sommerso. Già qua da fuori vediamo che ci sono delle cosine per il procione di Giorgio, Luna. E abbiamo qui un giardino sotterraneo per dare un po' un pelo di vita in più a questo ambiente sotterraneo. Qui abbiamo l'ingresso, che è tutto quanto molto in vetri. Vedete, abbiamo anche qui una piccola fontanella, e qui si entra in quello che è l'ingresso barra studio. Qui abbiamo, come vedete, un tavolino con uno specchio. Qui abbiamo l'angolo del computer di Giorgio, eccolo qui con le lucine, anche se quel colore forse lo dovrei cambiare. No, aspetta, forse Giorgio ha veramente le lucine viola. Qui abbiamo anche la scatola dei giocattoli di Luna, qui c'è il nostro Giorgio, e qui abbiamo innanzitutto una vista alla discesa alla casa, e abbiamo anche l'angolo con il tiragraffi di Luna. Qui abbiamo la camera da letto di Giorgio, che come vedete è molto semplice, con un'ambientazione piuttosto colorata. Diciamo che se per Alex ho scelto un tema un po' più elegante, tipo bianco e nero, per Giorgio ho scelto l'esatto opposto, quindi pieno zeppo di colori. Qui abbiamo un divanetto con una poltroncina, e qui abbiamo il letto di Giorgio, con un bellissimo quadro oltretutto. E abbiamo anche il lettino per la nostra Luna. La stanza successiva è il bagno. E abbiamo qui, diciamo che qui è l'unica stanza in cui mi sono mantenuta un pochino sul bianco e nero, ma c'è anche del rame. E abbiamo qui una bellissima vasca ad angolo, e abbiamo qui tutto il lato del bagno con la cabina doccia. La stanza più bella, tra virgolette, perché insomma questa casa è tutta molto bella. Allora, vabbè, comunque, la stanza che io sto andando a portarvi pian piano a vedere è la stanza principale della casa, ossia il soggiorno con la cucina. Questo... intanto quelle cose nere là sopra sono i vetri, perché diciamo che questa casa è un po' particolare, è fatta con molte cose che sono un po' accatastate e buggate l'una sull'altra, tipo queste mensole gigantesche, e oltretutto è la prima volta che riesco a vedere la cucina in prospettiva, ed è
proprio come me lo immaginavo. Qui abbiamo l'angolo cucina con anche la lavastoviglie. Qui abbiamo una vista interna del giardino sotterraneo, che è anche molto carino, dà un po' di vivacità. Qui abbiamo tutta la cucina con anche l'angolo da pranzo con il tavolo, delle foto sciccose di cibo. E qui abbiamo l'angolo televisione con il divano e anche delle librerie. Diciamo che questa è la casa più strana, una delle più strane che ho costruito finora. Spero che Giorgio la possa apprezzare. Qui abbiamo anche la nostra piccola Luna da qualche parte. Luna? Luna tesoro, dove sei? Suona il telefono. Perché suona il telefono? Pronto? Il capo sta chiamando. Ma no. Vabbè, pronto. No, ma fai così Giorgio, fai così. Fai in questo modo qui. Vabbè, non importa, lo so che devo andare al lavoro, ma pazienza, insomma, ciao, non mi importa, ciao. Allora, qui abbiamo... mi sono persa Luna. Raga, mi sono persa... Dov'è? Ah, eccola che se ne va in giro, guardatela. Guardate che bello. Cioè, è un procione, Luna è un procione, vorrei farvi notare. Ed è... Oddio, mio Dio, che carina! Allora, fermi. Giorgio, per favore... Dov'è? Mi serve una foto della creatura qui, per favore. Dov'è? Animale di Simstagram, forza, veloce. Veloce, molto veloce, molto rapido. Oh mio Dio, animale di Simstagram. Perché? Ecco. Oh, amore, che bello. No, aspettate, cioè guardatelo. Oh, polpettina. Oh, che carina. Raga, è bellissima, cioè è la pupa più puposa del mondo, cioè io volevo... No! L'ho fatta male, raga, l'ho fatta male, faccio schifo, lo so che faccio schifo, la rifarò da capo. Eccola qui, guardate che meraviglia questa creaturina, è bellissima. Comunque, allora, almeno abbiamo visto che a Luna piace molto la casa ed è una cosa molto importante perché, insomma, questa piccola polpettina deve avere il meglio. Le facciamo anche una bella foto, mettiamo un filtro. Questo è bellissimo. Perfetto. Ecco qua. Abbiamo fatto le nostre foto bellissime, ma il problema purtroppo rimane, signore e signori. Perché, come vedete, il rapporto che ha Giorgio più alto in assoluto è quello con Alex. E purtroppo è una catastrofe. Andiamo a vedere. Giorgio odia totalmente Alex. E la relazione è veramente in brutte acque. Può essere recuperata? Secondo me si può. E una soluzione sicuramente è quella di fare in modo che VGF intervengano, non mi viene la parola, intervengano in questo rapporto che si sta quasi sfasciando e non può, perché insomma il matrimonio alle porte. Cioè, voi dovreste essere i membri d'onore che partecipano al matrimonio, che fate, litigate, per favore. Quindi, prima di fermarci e sperare che la situazione migliori, mandiamo un SMS ad Alex. Intanto la barretta, se vedete, si è abbassata appena un pochetto. E mandiamo un SMS dicendo: allora, io mi sono trasferito, ho lasciato quella casa ed effettivamente potresti aver ragione. Vivere in quel tugurio ha messo a dura prova la nostra relazione e la nostra amicizia. E devo ammettere che forse con il tempo potrei pensare che è stato un errore separarci, ma quel momento non è questo. Goditi la tua casa che io mi godrò la mia. Ciao. Beh, diciamo che è un passo avanti, vedremo come andranno le cose. Fatemelo sapere nei commenti. Ditemi cosa ne pensate della vicissitudine. Se litigare per queste pareti che si mettono in mezzo sempre vale sempre la pena, però... Se litigare per l'eredità di zio Nagetorgio era, insomma, un buon motivo o no, anche se comunque già la tensione di vivere in una casa che casca a pezzi non è che ti aiuta tantissimo. Ah, dimenticavo di dirvi una cosa. I tratti di questa casa, ed è fondamentale, perché in quella di Alex ci sono dei tratti, insomma, che sono adatti alla casa, è bella e bla bla bla. Ma i tratti della casa di Giorgio sono dei tratti peculiari, perché la casa di Giorgio è infestata dagli gnomi, così come piace a lui, e oltretutto da creature zampettanti che non sappiamo che cosa possono essere. Ratti? Ragni? Chi lo sa?